Sul terrazzo si sviluppano generalmente le stesse malattie fungine presenti in giardino. Una tra quelle che si manifestano più facilmente è l'oidio. Si tratta di un fungo che attacca la pagina superiore del fogliame causando larghe maculature di colore bianco, simili a farina o zucchero a velo. Col passare del tempo, le maculature scuriscono e arricciano la pagina fogliare. Questo tipo di malattia si sviluppa di preferenza in primavera ed è favorita dalla presenza di umidità sul fogliame. Per prevenire lo svilupparsi dell'oidio, è in genere sufficiente evitare di annaffiare le piante nella parte aerea quando l'escursione termica quotidiana è elevata. Nei periodi con notti fresche e precipitazioni elevate, l'oidio tende a svilupparsi con facilità. Si cura utilizzando fungicidi a base di zolfo. Altra malattia fungina molto diffusa è la fumaggine, causata da funghi che colonizzano le melate percolate sul fogliame dagli insetti, quali afidi o cocciniglie. Generalmente, curare tempestivamente le piante colpite da insetti scongiura la possibilità che si sviluppino fumaggini. Se dovessero svilupparsi, talvolta è sufficiente ripulire il fogliame con un panno in microfibra, ma in caso di sviluppo ampio della malattia è consigliabile praticare trattamenti a base di rame. Le altre malattie fungine che si sviluppano con grande facilità sono la muffa grigia, botrite e i marciumi radicali o del colletto. Si tratta di muffe e maculature che si sviluppano alla base della pianta o sul fogliame, con conseguente deperimento rapido della pianta intera. Generalmente lo sviluppo di questi tipi di funghi è altamente favorito dalle condizioni ambientali e da metodi di coltivazione non idonei. I marciumi si sviluppano di preferenza in terreni asfittici, umidi, con acqua stagnante. Quindi, corrette annaffiature scongiurano lo svilupparsi di tali patologie. Scarsità di ventilazione, alta umidità ambientale ed eccessi di concimazioni a base di zolfo favoriscono invece lo sviluppo della botrite, principale causa della muffa grigia.